Ciao a tutti, oggi parliamo di retini per layout. Perché parliamo di retini per layout? Perché mi sono trovato a doverne realizzare alcuni, quindi vedremo come personalizzare questi motivi, come vengono chiamati layout. Fra l'altro c'era una domanda in questi giorni proprio sul forum di SketchUpItalia.it che chiedeva come posso fare a personalizzare i motivi, quindi rispondiamo anche a quel quesito che era stato posto dal collega. E perché mi sono trovato a lavorare sui rettini? Piccola parentesi, perché sto lavorando con un collega architetto e programmatore ad un plugin che migliorerà un sacco la gestione delle campiture di sezione in SketchUp, quindi assolutamente questa è un po' un'anticipazione di un prodotto che, di cui parlerò meglio nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ci siamo trovati allora con l'esigenza di capire esattamente come vengono gestiti i spessori e i retini del modello 3D e in layout, ma adesso non voglio entrare tanto in questo discorso qui, che appunto approfondirò con dei prossimi video. Quanto piuttosto vedere come realizzare dei retini totalmente personalizzati direttamente in layout. Questo è il progettino di esempio cui stavo lavorando per metterci in chiaro alcune idee, chiarirci un po' di punti che devono essere assolutamente coperti, gestiti in un progetto in ambito architettonico, ma anche un po' di qualsiasi altro ambito di interni piuttosto che di esterni, insomma un po' di gestione dei retini in più ci sta. Allora, che cosa mi sono messo a fare? Mi sono messo a creare queste retinature, che viene un po' da ridere subito pensandoci, perché ce ne sono già di caricate in layout, ma un limite che subito si può vedere nei motivi che ci sono precaricati in layout è che non gli si può cambiare il colore. Faccio un esempio, traccio un rettangolo, dimensioni assolutamente a piacere. Posso andare qui ad attivare motivo. Fra i motivi ce ne sono tantissimi, per carità, sono fatti anche bene, che simulano tutti i vari tipi di materiali. Che cosa succede però? Non gli posso cambiare il colore. Cioè, se io ho una retinatura, mi interessa semplicemente un tratteggio inclinato colorato, non lo riesco a fare. Vedi, esempio, se devo fare una rappresentazione di demo costruzioni. Ecco, la plugin a cui stiamo lavorando risolve in modo egregio, per quanto questa è la mia opinione, ma non per merito mio, per merito più che altro del collega programmatore, questo tipo di problematica. Comunque, per tornare alle retinature a colori, come la possiamo realizzare? Faccio vedere un attimo un esempio. Questo è un po' l'obiettivo, riuscire a realizzare una texture come questa, quindi è un'immagine sostanzialmente, quella che si carica in layout, con un colore all'interno. Quindi in pratica posso usare direttamente layout per creare queste texture. Non c'è niente di strano tutto sommato, perché layout è veramente uno strumento quasi di grafica e di impaginazione. Quindi cosa possiamo fare? Veniamo proprio ai passaggi pratici per riuscire a creare questa immagine da utilizzare poi nelle retinature, nei campiture che ci possono un po' capitare di dover fare. Allora possiamo creare un nuovo file, menu, file, vado su nuovo. Si parte con una delle dimensioni foglio preimpostate, va bene la 4 orizzontale. Una delle prime cose che andrei a fare è cambiare le dimensioni, quindi vado su impostazioni documento e nella sezione foglio gli vado a mettere semplicemente 4 centimetri. Quindi siamo in millimetri, faccio 40 per 40. Facciamo chiaramente un'immagine piuttosto piccolina, che poi si ripete, quindi deve essere tallabile, deve potersi ripetere senza che si noti lo stacco fra una texture e l'altra. Quindi va bene anche piccola, così non appesantisce più di tanto il file. Cosa possiamo andare a fare? Nella sezione griglia attivo mostra griglia, in modo da avere anche una modularità, vedere un po' queste linee, toh, le evidenziamo. Griglia principale, vado a mettere un colore un po' più scuro, così la si vede un po' meglio. E ci vado a disegnare dentro le linee che mi interessano. Adesso facciamo un tratteggio parallelo 45 gradi, semplicissimo, ma va da sé che potrei disegnarci dentro qualsiasi cosa e farlo diventare un rettino. Vado di linea inclinata, quindi con la matita, tasto destro, snap alla griglia, vado sulla diagonale. Ecco, una cosa qui a cui fare attenzione, aumento lo spessore così vediamo bene come diventa, è che non posso tenere la linea così corta, perché rischio di avere questo triangolino qui che rimane bianco, quindi quando poi l'immagine si ripete rischio di avere questo difetto. Insomma, la devo allungare. L'allungo magari tenendo premuto Shift,
che vincola l'allungamento alla direzione stessa della linea a cui sto mettendo mano, shift. La sposto, quindi prendo l'elemento qui di riferimento, sposto la linea, aspetta che adesso la devo rispostare un pochino, vediamo da qui, disattivo lo snap all'oggetto, altrimenti non riesco a mettere il puntatore dove mi serve, la sposto diciamo qui, esatto. Ne faccio una copia, qui al centro c'è il puntatore, riduco un attimo lo spessore altrimenti proprio non si vede. Qui al centro c'è il mirino, quello che si utilizza per riuscire a spostare l'oggetto come si vuole all'interno della griglia. Tengo premuto il tasto sinistro più CTRL e ne faccio una copia, andando verso destra, per 3, invio. Rifaccio, non ha funzionato. Cancello questa. Ecco, capita che rimanga vincolato, ed è una cosa veramente da non credere, il cursore all'interno di queste celle, ed è quello che mi sta succedendo adesso. E finalmente ne è uscito. Lo riseleziono. CTRL, vado sulla destra, per 3, invio. Benissimo. Sposto un po' tutto questo insieme, quindi seleziono tutte le linee, sposto il mirino qui nel punto da cui voglio fare lo spostamento e vado verso sinistra di mezzo centimetro, sì, perché avevo fatto un passo da, sono 4 centimetri totali, mezzo centimetro. Devo trovare una modularità, insomma è chiaro che queste linee devono fare in modo che ci sia la tallabilità, ripetizione verso l'alto, verso il basso, verso destra, verso sinistra. Basta dare un'occhiata se questa linea qui, me la immagino che poi prosegua verso il basso nella parte di qua, questa linea trova corrispondenza con quella di sotto e avanti. Cambio colore a tutte queste linee, le seleziono, le facciamo diventare un bel rosso. Non serve disattivare la griglia, siamo pronti per l'esportazione. Ah, parentesi, lo spessore di queste linee. Poi si va per tentativi, ci si può fare mille calcoli, ma poi in realtà esportando in formato immagine, non ho la dimensione veramente fisica dell'immagine che sto esportando, eventualmente si fanno un po' di tentativi, insomma aumentando, diminuendo questo spessore. File, esporta, immagini, la chiamo 1, PNG se voglio avere la trasparenza, altrimenti JPEG, salvo in PNG. Nella finestra di esportazione eventualmente aumento la risoluzione, ma diciamo che già quella che c'è preimpostata può andare bene. Esporto. L'immagine, ecco, mi si era aperta, andiamo un attimo sul desktop. Queste sono altre che avevo fatto da utilizzare con vari colori, per vari schemi, cubatura, superfici, con la S dell'isolante. Vado sul desktop, 1, eccola qua, con la trasparenza. Termino facendo che cosa? Vado nel progetto in cui la voglio utilizzare, creo il rettangolo che mi interessa, che sia un muro, una superficie, un pavimento, una demolizione, una costruzione, quello che è. Ribadisco, il plugin a cui stiamo lavorando risolverà questa cosa senza dover fare queste campiture bidimensionali. Infatti non vedo l'ora che sia terminato per poterlo utilizzare, farlo vedere in lungo e in largo. Ma diciamo che ad ogni modo, se ho bisogno di campiture e rettini, cosa faccio? Vado qui, importa motivo personalizzato, lo seleziono e gli viene attribuito al rettangolo a cui stavo lavorando. Stile forma, disattivo il riempimento, disattivo il tratto, così lo vediamo bene. Da qui posso scalarlo, lo faccio diventare 10 volte più piccolo, più fitto, e lo utilizzo. La qualità è buona, se mi avvicino prima di veder sgranare l'immagine, devo zoomare veramente tanto, è un file comunque quindi molto leggerissimo che si ripete in tutte le direzioni, se lo allargo posso vedere non si nota affatto la ripetizione, è possibile distinguere dove inizi una e dove inizi l'altra delle varie immagini e quindi l'ho terminato. Se voglio aggiungere una cartella con tutti questi motivi direttamente in layout per utilizzare tutti quelli che metto da parte poco alla volta, vado su motivi nel documento, aggiungi collezione personalizzata e quindi da lì in avanti ce li avrò a disposizione tutti per i vari progetti di lì in avanti.
Con questo allora abbiamo visto come personalizzare completamente dei retini in maniera molto artigianale, se vogliamo, ma fa parte della flessibilità di layout di SketchUp, riuscire a fare anche queste cose. E non mi resta che augurarmi di riuscire a terminare al più presto questo nuovo strumento di cui accennavo. Lo farò presente comunque sia sul canale YouTube che sulla pagina Facebook. Ci sarà un primo periodo di prova in cui sarà accessibile probabilmente a chiunque. Stiamo ancora un po' valutando. Terminato quella versione, quel periodo di testing, diciamo, uscirà una versione ufficiale che permetterà appunto di creare queste retinature, diciamo, per la scala al 50 e il raffronto, il classico raffronto demo costruzioni, io credo in maniera veramente egregia, con una finestra di lavoro semplice a cui stiamo lavorando. E ecco, non dico altro, ho anticipato già abbastanza, alla prossima.